Di nuovo, buongiorno a tutti. Siamo sempre all'interno di Coltiva la Cultura e sono molto felice e molto contenta di avere qui con me Liliana Centofanti, la sorella del nostro caro Davide. E è stata Liliana a chiamarmi, facendomi una splendida sorpresa. Le era arrivata voce, insomma, di questa che era la nostra iniziativa. Il ricordo del terremoto, delle vittime del terremoto, e quindi ci ha tenuto, insomma, a ringraziarmi. Io ci ho tenuto a farla partecipare anche a lei con un breve contributo. Ciao Liliana, innanzitutto buongiorno. Buongiorno a tutti voi e grazie mille per la splendida opportunità. Grazie a te di essere qui, insomma. Allora, all'interno di Coltiva la Cultura, appunto, siamo usciti con la presentazione del romanzo Regina Blues di Antonello Loreto, che vede appunto come protagonista centrale, la città dell'Aquila e i suoi giovani ragazzi che all'interno di essa si muovono e vivono le proprie vite, ecco. E di questo evento straordinario che è stato appunto il terremoto. Nel romanzo, come dicevo con Antonello, c'è poi un salto temporale di 28 anni, quindi quelli che erano i ragazzi di Regina, dell'Aquila si ritrovano in età adulta ad aver comunque vissuto una grande parte della propria vita, quindi ricostruendo quello che erano i propri sogni, recuperando il proprio tempo, insomma, e cercando di fare appunto i giorni a venire qualcosa di più grandioso. Ecco, con te Liliana, visto che ci troviamo in un momento molto particolare, abbiamo sia il ricordo di quella che è una tragedia, che è stata una tragedia per noi come comunità abruzzese, per noi tutti, per te più che mai, sicuramente. Come, ecco, invece riportandola ai giorni d'oggi in cui ci ritroviamo di nuovo purtroppo ad avere una situazione di terremoto, cioè di mancanza di sicurezza e di terra sotto i piedi, ci ritroviamo di nuovo precipitati in una situazione molto difficile da affrontare. Ecco, come nel romanzo, per rimanere un po' in tema, 11 anni dopo, Regina, l'Aquila, cos'è per te? Cos'è, insomma, poi in un momento, ecco, come questo, in cui ci ritroviamo ad essere completamente insicuri di noi stessi di nuovo? È una bella domanda, nel senso che l'esercizio della memoria è sempre molto faticoso e diviene sempre più faticoso man mano che passano gli anni, che passa il tempo. Un po' perché diciamo che all'inizio si è storditi da quello che succede, in generale dallo shock, si è più presi forse dal sopravvivere. Quando passa l'emergenza e quando si deve in qualche modo tornare a ricostruire una quotidianità, ci si rende conto dei buchi, che sono comunque i buchi che si vedono forse ancora negli edifici, le lacerazioni che la città ha, e soprattutto sono, i grandi vuoti lasciati da chi non c'è più. E quindi dai familiari, da amici scomparsi, perché insomma ognuno di noi ha una rete sociale che non è solo quella della famiglia, ma è quella del lavoro, è quella delle scuole, per chi era appunto molto giovane. E 11 anni dopo, Regina è sempre Regina. Conserva comunque, nonostante tutto, un fascino che nessuno sarà mai in grado di toglierle.
E sì, siamo in un periodo molto particolare, perché è il primo anno in cui, insomma, a causa di giuste restrizioni, non si può tornare a fare la fiaccolata. E quindi, forse per la prima volta, quest'anno Regina ha potuto guardare da sola le sue cicatrici. E quindi il silenzio che si è respirato nelle sue strade, nelle piazze dove, e nei luoghi dove di solito passa la fiaccolata, è un po' il suo pianto sommesso, il suo riconoscersi una creatura ferita. Ed è giustamente una situazione particolare. Il silenzio che si è respirato è un po', purtroppo, la stessa colonna sonora che accompagna le vite di noi familiari da quel tragico 6 aprile. È un silenzio che negli anni ha imparato ad incanalarsi nella nostra routine e quindi cercando di, diciamo, fare armonia, di creare comunque armonia invece con Di il brusio ricreare della una vita che va sorta, avanti. esatto, una sorta di quotidianità, ecco, che magari comunque è venuta a mancare, perché di questo alla fine si tratta. E credo che l'affetto rimanga nei gesti più piccoli, nelle cose più semplici e quindi proprio nella quotidianità della nostra vita. E appunto, ecco, tu hai dato un'immagine molto bella. In questo momento Regina ha la possibilità di rivedersi e di riconoscersi nuovamente come una città ferita. Ecco, però io direi che quest'anno forse Regina è un po' meno sola rispetto magari ad altre ricorrenze. Purtroppo, diciamo, per una situazione che ci troviamo a vivere tutti. Ecco, a differenza di magari 11 anni fa, dove il terremoto sconvolgeva le vite soprattutto di chi viveva all'Aquila, dei cari che chiaramente, però degli abruzzesi, noi tutti che siamo rimasti coinvolti, però diciamo che ecco, quando le cose accadono agli altri c'è sempre comunque una certa distanza che non ci permette di essere completamente comprensivi verso chi prova in quel momento il dolore. Ecco, forse questo anniversario rispetto agli altri ridà a Regina magari un calore diverso, una comprensione forse più profonda da parte di tutti. Non so, tu cosa credi? Parlavamo al telefono ieri e mi hai detto un'altra cosa molto interessante. Le tue parole sono tutte molto interessanti, però ecco, diciamo che ne ho presa qualcuna. In cui appunto parlavamo di questa che è la situazione di emergenza in cui ci troviamo oggi e del fatto che appunto in noi risveglia il senso di caducità della vita, sicuramente una situazione del genere, ma è la prima volta in cui ci troviamo davanti a una tragedia e rispetto alle altre volte abbiamo una riflessione differente su quello che è il nostro rapporto con gli altri. Cioè, per la prima volta forse noi ci rendiamo conto di quanto realmente la nostra influenza agisce su quello che sono le vite altrui. Ecco, se riusciamo ad approfondire un pochino di più, magari riusando anche le parole che mi dicevi ieri o comunque quello che è il tuo pensiero riguardo questo. Sì, ne abbiamo parlato ieri e io facevo proprio questa riflessione. Il fatto di dover rimanere chiusi dentro casa, diciamo che in questo senso si è partiti un po' all'opposto, perché di solito con il terremoto si tende ad uscire fuori. E Esatto. quindi in entrambi i casi, diciamo che
Purtroppo casa diventa o un luogo dal quale scappare o un luogo nel quale purtroppo rimaniamo imprigionati. E già per questa è una condizione molto particolare quella che ci troviamo a vivere in questo momento. Ci sentiamo tutti un po' in prigione. Però quello che diciamo fa questa volta la natura, se così si può dire, è scegliere un modo forse ancora più impietoso per darci una lezione o per dirci delle cose. Il fatto di essere contagiati da un virus che è anche normale che ad oggi rigettiamo ancora come sensazione, cioè comunque un batterio che percepiamo come altro da noi, in realtà non è così. Il terremoto, così come altro tipo di catastrofi o altro tipo di epidemie che non ci hanno toccati magari direttamente, o i grandi sconvolgimenti che sono portati dalle guerre, esatto, sono sempre percepiti appunto con quella sorta di distanza che non ci permette di capire anche il ruolo attivo che possiamo avere in quelle circostanze, sia che si manifesti con, voglio dire, dell'empatia, sia che si manifesti semplicemente con una riflessione intima e personale su quello che accade. Il fatto di poter contrarre il contagio, essere contagiati, contrarre il virus, scusate, e quindi essere contagiati, e allo stesso tempo il fatto di però essere potenziali untori, ci mette nella condizione molto particolare di essere vittime e allo stesso tempo potenziali carnefici. Esatto. Per chi si trova magari a contatto con noi e magari non sapendolo siamo contagiati o magari per altre questioni, e quindi ci mette nella particolare condizione di avere proprio, di assumerci una responsabilità molto ferrea nei confronti della nostra stessa vita e nei confronti di chi ci è accanto, sia che lo si conosca sia che non lo si conosca, perché in questi giorni andare a fare la spesa significa guardarci tutti con una certa tensione, con un certo sospetto, proprio perché non, di colpo siamo diventati veramente l'uno, probabilmente la potenziale causa del danno dell'altro. E questo insomma ci butta tutti quanti nella stessa, ci mette tutti sullo stesso livello, ed è importante comunque capire anche che ci sono delle norme di sicurezza che vanno rispettate, che non si possono aggirare, che non possono essere, diciamo, piegate alla semplice volontà del momento o a, insomma, a logiche che poi sono del tutto effimere e che rischiano di provocare veramente dei danni, oltre che materiali, come è stato nel caso del terremoto, ma di lasciare veramente dei grossi vuoti. Ieri al telefono parlavamo dei numeri che, esatto, nei grandi eventi purtroppo ricorrono sempre, si fanno statistiche, si provano a dare degli indirizzi e i numeri sono un po', fungono un po' da linguaggio universale. Nel momento in cui a parole veramente questa cosa lì per lì non può essere spiegata, non può essere metabolizzata e non può essere neanche circoscritta, come nel caso, voglio dire, esatto, della pandemia. Però è importante capire che a una causa c'è sempre un effetto che succede e sopravviene. Quindi i numeri ci fanno capire magari la proporzione dell'evento, ci fanno capire in qualche modo a cosa siamo di fronte. La cosa molto invece difficile da fare, come quella che viene narrata nel libro in maniera elegante, in maniera veramente delicata, giocosa anche se vogliamo, e di questo ringrazio Antonello, perché non è facile parlare di queste cose,
Lui l'ha detto e lo dice sempre, quel romanzo in particolar modo è stato un tormento per lui, ma perché comunque riportare, ecco, come dicevi anche tu prima, purtroppo molte volte le parole mancano per dare forma a quello che sono le sensazioni troppo forti che noi sentiamo. E quindi ecco, poi riportare il racconto, riscriverlo. Lui sì, lo scrive con una delicatezza che è giusta per esprimere, insomma, tutto quello che è stato e che continua ad essere per ognuno di noi. Quindi i numeri, torna, scusami, ti ho Sì, no, interrotto. figurati. I numeri, però, nel loro essere così alti, queste cifre così alte, non rendono poi l'idea di quello che comportano in realtà, perché tutti quei numeri sono persone. Esatto. Tutte quelle persone, come dicevo prima, avevano una vita e quindi attorno a quei numeri, tutti quei numeri si crea diciamo, uno sconvolgimento e una voragine che a volte rischia anche di risucchiare, perché è un vuoto molto difficile da gestire. E in fondo, anche se leggiamo di tutte quelle cifre, in fondo ognuno di noi si ritrova poi a fare i conti con il proprio numero, quindi con il proprio caro scomparso. E purtroppo in questi casi anche più di uno, ma così come è stato anche nel terremoto. E quindi poi anche purtroppo nelle pratiche di riconoscimento che ci sono, che vengono effettuate con i recuperi, diciamo che per noi a un certo punto sono stati solo dei numeri progressivi che hanno significato anche tanta attesa per riuscire, insomma, a rendere giustizia ai corpi dei nostri cari. E questa è anche una cosa molto importante, che oggi lo strazio è dato anche dal fatto che non si può rendere un saluto ai propri cari. E questo è veramente durissima come prova, e per quanto possa essere in questo momento inutile, però mi associo veramente al dolore di chi in questi giorni sta perdendo dei familiari senza neanche riuscire poi a salutarli per un'ultima volta. E sì, ci si trova di fronte a quel numero unico e bisogna lavorare, per questo che la memoria è molto faticosa. Ogni giorno si lavora non solo per ritrovare una sorta di dignità nella propria vita e renderle giustizia, ma per rendere proprio giustizia al ricordo di chi non c'è più. Esatto, che è la cosa più complicata, esattamente. Allora, ci siamo quasi, Liliana. Direi di andare verso la conclusione insieme. E io ti ringrazio ancora davvero per questa chiacchierata, per questa telefonata, per tutto, per averti salutato. Ringrazio voi per E se ci, se ti, l'impegno e per ma la per vitalità. noi è un piacere, ecco, soprattutto quando poi vediamo bei sorrisi come il tuo, quindi se ti va di lasciarci con un saluto, un messaggio, una riflessione, ci fa più che piacere. Che dire, nel senso, il libro di Antonello penso che sia di per sé già un grandissimo messaggio di speranza e di incitamento a ricreare la vita, a non perdere mai quella curiosità o comunque quella voglia di scoprirsi sempre nuovi. Lui parlava giustamente di ragazzi. E quindi non è facile ricostruire la propria vita quando magari in un'età in cui sembra tutto possibile, però in quelle possibilità, proprio perché si è molto giovani,
non rientra la morte. Quella è l'unica, purtroppo, possibilità che giustamente per una età così carica di energia, è l'unica prospettiva che non si apprezza mai. Ed è giusto, è giusto. L'unica cosa che mi sento di dire è che è possibile ricostruire, è possibile tornare a sorridere, e quella cosa non deve mancare mai. È possibile inventarsi nuovi giorni, e lo si deve pretendere con gran forza, nonostante si sia purtroppo sperimentata la lacerazione e lo strappo violento, però tornare in qualche modo a pretendere delle cose da se stessi e dalla propria vita è un diritto, è un diritto. E quindi tutta la capacità che possiamo mettere in campo per questa operazione straordinaria di fantasia e di ricostruzione è un dovere, ad esempio, per noi che siamo nel frattempo cresciuti nei confronti di noi stessi e nei confronti di chi viene dopo di noi, cioè dei ragazzi che sono nati all'alba del 6 aprile, esatto, e che oggi hanno già 11 anni, per dire, certo, chi era poco più grande. Quindi è un dovere e loro hanno il diritto di continuare ad entusiasmarsi nella loro città, hanno il diritto di andarla a disputare quella partita. E quindi sotto questo punto di vista noi dobbiamo aiutarli, e sarà un piacere, nel caso in cui questa cosa venisse, a essere sugli spalti tutti insieme, perché è quello a cui miriamo tutti, ed è ciò di cui abbiamo diritto. Grazie, grazie ancora Lili, grazie davvero tanto. Grazie a voi. Un piacere. Ti mando un super un mega bacio. Sì, grande, grande, un super abbraccio, anche se virtuale. Ringrazio comunque tutti quelli che hanno permesso, insomma, questa iniziativa, quindi Miranda, la Nuova Libreria, Anna Bosco, grazie Antonello, a tutti. Ringrazio te per la sorpresa, perché è stata veramente una sorpresa piacevole, e speriamo di riuscire ad andare a Santa Chiara. Sicuramente, sicuramente avremo modo di stare tutti insieme sereni, felici, a condividere gioia nel mercato di Santa Chiara, speriamo. Sì, sì, assolutamente. Oh. Va bene, grazie ancora e un saluto. Ciao. Ciao. Ciao.